vediamo un po' di modi per separare le pietre, quindi una cosa abbastanza rapida ma interessante. Allora, il modo più normale per separare delle pietre è giocare in mezzo e poi farlo seguire, che so, questa mossa è chiaro che le separa. Perché se Nero gioca qui è evidente che dopo questa non c'è niente da fare. Però non è una mossa proprio tanto efficiente, perché se Nero difende, guardiamola magari più sul lato, no? Se Nero difende da una parte, è difficile attaccare poi quest'altra pietra. Allora, infatti, la cosa che si gioca più spesso è questa, in diagonale, perché continua comunque a separare le pietre. Però, cosa succede? Se Nero difende da una parte, adesso mette molta più pressione su quest'altra. E quindi questo è il secondo modo. Il terzo modo è questo. Allora, di per sé questa non è sufficiente a separare le pietre. Perché giocando qua sotto, in un modo o nell'altro, Nero riesce comunque a tagliare anche bianco e quindi può avere un compenso. Bianco potrebbe fare così, però poi se gioca questa deve stare attento a riuscire a vivere qua sotto e quindi dipende da cosa c'è attorno. I due gruppi neri sono stati separati effettivamente, però ci sono tante complicazioni. Però questa è una mossa buona in certe situazioni, ad esempio. Supponiamo che a questa Nero debba comunque rispondere da una delle due parti, cioè che non gli possa andare bene collegare sotto. Per esempio, provo a costruire una situazione. Mettiamo qui un po' di pietre bianche, una nera. Questo è un qualcosa che abbiamo visto, una forma del genere, in una delle prime lezioni dal mese di settembre, credo. Supponiamo che Nero vada a invadere qui. Bianco esce. Se Nero collega sotto, a Bianco magari può andare bene giocare qua e confinare Nero sul lato. Supponiamo che Bianco abbia proprio una formazione abbastanza estesa di qui, no? Allora, è vero che Nero guadagna, però Bianco si rinforza così tanto che è più quello che guadagna Bianco che quello che guadagna Nero. Allora, in un caso come questo, Nero magari vuole uscire da una parte, probabilmente da questa parte. E allora Bianco, per separarle, ha questa mossa, che questa combinazione impedisce questo collegamento. E adesso Bianco può giocare qua, proprio perché ha l'aiuto di questa pietra. E quindi è riuscito a separarle in modo definitivo, perché ok, Nero può giocare qui, ma Bianco ne esce in questo modo e quindi non ha guadagnato nulla. Per cui questa mossa, che normalmente serve solo per uscire verso il centro,
se in qualche modo sente l'avversario ci deve rispondere, in realtà è una mossa per separare, perché poi la si può far seguire da quest'altra. Ci sono altre mosse per separare, per esempio, diciamo che magari bianco ha una formazione da questa parte, nero decide di invadere, beh, qui probabilmente qualsiasi mossa con cui bianco esce così o così è meglio, no? Però esiste anche quella di andare contro, che separa, perché cioè, non c'è modo di collegare, no? Quindi in certe circostanze può essere anche una mossa buona. E nella maggior parte no. Perché comunque probabilmente nero esce e poi bisogna comunque darsi punto di qua. C'è un'altra mossa che è questa. Giocare a contatto. Allora, se bianco, cioè se nero viene qui, bianco può giocare questo salto e ancora una volta separa i gruppi. Adesso in realtà poi bisogna vedere la cosa c'è attorno, no? Comunque. Su questa nero deve venire qui, se no probabilmente si fa catturare. Cioè, non è definitiva come l'altra, quella la forma quella 3 a salire. Però con le opportune accortezze, bianco comunque sottovissuto e nero è stato separato. Poi bisogna vedere se sia accettabile oppure no, perché magari, data la partita, nero è felice di schiacciare bianco in questo modo e non catturare questo in scala, comunque fa tanto qua, però bianco fa tanto anche qui. In ogni caso i due gruppi sono stati separati. Ora, riassumendo, se nero deve in qualche modo rispondere da queste parti, poi vuol dire che si potrà attaccare, no? Oppure c'è già un gruppo qui. Questo attacca decisamente. Uno di quei casi in cui questa è una buona mossa. Peraltro, giocarla subito non va bene perché nero può andare a collegare. Adesso può darsi, beh, difficile per la prima, però salti su di qua, com'è che si fa a uscire bene? L'avevamo visto in una lezione l'anno scorso, cioè prima dell'estate. La cosa che viene spontanea è questa, no? Però, insomma, diciamo, bianco ti può accompagnare, poi taglierà di qui e catturerà queste e risolverà i vari problemi. Invece da ratari dall'altra parte, intercettare.
queste, beh, dipende chiaramente da cosa c'è dietro, però diciamo, se capita, queste possono andare in difficoltà dopo che Nero ci ha giocato in testa. Questa è quasi probabilmente persa, però Bianco deve pensare a 1, 2, 3 lutti. Per cui non si può dire che Bianco sia riuscito a separare. Con la pietra bianca qui invece va tutto molto meglio, perché Ah, ci ho queste si tagliato. sarebbero trovati in Atari. Esatto. E infine c'è un sesto modo di separare, però non proprio con... Oddio. Anche con le pietre così in basso, in realtà una pietra qui, se nero è costretto... Di solito questo succede, per esempio, in una situazione del genere, no? Nero fa un'estensione di questo tipo, bianco gioca in mezzo. Accade magari più spesso verso il lato. Sì. Si parte da una situazione di questo genere, nero gioca in mezzo, bianco viene da una parte, nero salta di due, cioè di tre, invece che di due. Il bianco gioca in mezzo, al che su questo c'è la possibilità per bianco di giocare Atari da una parte, cioè Ané da una parte piuttosto che dall'altra. I risultati sono in realtà abbastanza diversi, però non è proprio separato. Un modo per separare invece lo si gioca soprattutto con le forme più alte. Genere. Se bianco viene in quarta linea e nero gioca da qualche altra parte, mi esiste questa mossa. Beh, magari nero non ha proprio giocato un'altra parte, magari nero aveva giocato qui. Sì, probabilmente esiste questa per questa, ma poi c'è qui che separa decisamente i due gruppi. E poi ha come continuazione o questa, perché queste due sono collegate, o quest'altra, perché di nuovo sono collegate. In realtà questa forma esiste anche in Giosecchi d'Angolo, per esempio. Qui. Questo è possibile ed è una mossa però che nero fa se ha in mente di poter attaccare molto bianco, perché proprio separa. E poiché bianco volendo può giocare così per farsi una base, bisogna che poi dopo bianco sia molto ben attaccabile, quindi magari ci vogliono delle pietre nere di qua e di là. E questa è una possibilità. Quindi, ed è circa, insomma, il sesto metodo di separazione di questo breve dizionario di tecniche. Per cui, risolviamolo rapidamente. Salire così, che però è poco efficiente. La diagonale, che è meglio. Questa funziona se poi si ha l'opportunità di giocare anche quest'altra mossa. Se nero viene qui, magari può andare bene lo stesso, nel senso che appunto se questo scambio è buono per bianco, perché bianco costruisce molto di più qui di quanto non faccia nero, va bene lo stesso. E poi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto, vabbè, andare a sbattere, che indubbiamente separa, così o così, dipende dai casi. E abbiamo visto toccare sopra, in combinazione con il salto. E poi infine, però, sulla quarta linea,
o comunque se una forma di questo genere scenderà. Però bisogna poterle giocare tutte e due, quindi insomma, non capita spesso, per cui di solito capita magari proprio nei giochi quando si viene pinzati così, se si vuole si può anche scendere, anche se questa è di gran lunga più comune. Però ogni giochi ha le sue applicazioni. Nero, sì. In questo caso, se viene diviso, è sempre un problema che venga diviso? Voglio no. dire, posso anche decidere di mettermi in un sì, certo sì. modo per farmi dividere e assolutamente giocarmela sì. apposta questa certo. cosa? Quindi volevo sapere se è più comune che mi cerchino di venire in mezzo, oppure se, perché se io so che la maggior parte delle volte cercano di dividermi due pietre che io gioco, io me le faccio dividere in modo tale che... Okay. Prendo proprio l'esempio, uno degli ultimi che ti ho fatto. Questo è un caso abbastanza normale, no? Nero viene qui, bianco gioca in mezzo. Beh, nero è venuto qua, no? Per cui lo sapeva che bianco avrebbe potuto giocare in mezzo. Ci sono varie possibilità, una delle più comuni è nero sa, bianco protegge il lato e nero gioca questa, con cui più o meno cattura bianco, più o meno, in realtà questa non è ancora proprio del tutto morta. Bianco può scambiare questo per proteggere l'angolo, per almeno proteggere un po' l'angolo, anche se questa mossa non è tolta. Cioè questa comunque deve proteggere ancora, però insomma è chiuso per metà quantomeno rispetto a non averlo, è comunque un po' meglio. E poi bianco completa la forma con questa mossa, quindi quando nero gioca questo lo sapeva che volendo bianco avrebbe potuto dividerlo, però gli andava bene evidentemente o questa continuazione oppure quest'altra. Non mi ricordo più, ma forse con questo nero prende tutto l'angolo. Mi sembra che la forma sia questa, però non giuro. Per contro bianco ha preso il lato. Se l'hanno giocato, se i due lo giocano in partite, perché più o meno va bene entrambi, no? Perché nessuno gioca le mosse che lo fanno perdere, almeno non intenzionalmente. Sì, suppongo che non sia. Non intenzionalmente. Quindi vuol dire che, insomma, questo fa i punti qui che non sono pochi, fa influenza, però come ha detto più di qui, probabilmente c'erano due pietre nere, no? Sì, perché c'erano sì. quelle bianche, per cui non sembra male per nero. Però qui magari si è già sviluppata la partita prima che, insomma, quindi non si può dire. E, questo comunque esiste anche con la pietra sul punto 3-4. Questo ora nero sarebbe stato qui, viene qua, bianco in mezzo, nero sale, bianco, nero, bianco, bianco, oppure qua, oppure di nuovo, nero sale, bianco viene qui. Qua qui e comunque anche qui serve un'altra mossa per poter avere tutto l'angolo. Verrebbe da giocare anche qui. Vabbè. Chiaramente questo è un po' meglio per bianco rispetto a quello di prima, cioè è più facile che questo sia accettabile per bianco, perché quest'angolo è più piccolo rispetto a quello che c'era quando era appunto spostato più sulla linea, no? Quindi poi anche l'influenza è ridotta, non solo, ma c'è
una linea in più anche per bianco, cioè questo lato più lungo, prima essendo spostato indietro, così. Qui c'erano tanti punti in più per nero, 3-4, però 3-4 punti in più in meno per bianco e un po' di influenza in più per nero rispetto ad adesso, quindi almeno una decina di punti che erano diversi. Una grossa differenza in realtà. Però diciamo, in partita è utile sapere quali sono le diverse opzioni a disposizione per cercare di separare l'avversario. Per me è più conveniente avere un'influenza continua che va da qui a qui, oppure farsi separare qui e dire me ne prendo un po' qui, un po', cioè diciamo con questa situazione anche nel resto del Goban. È meglio averle separate in due parti diverse o una intera, che da più sul centro che sui lati, allora, e gli angoli? Se fossimo così, ah sì, tocca bianco. Probabilmente io cercherei di prendere una posizione che si estenda di qua, non di rimanere confinato solo su questo lato. Cioè prima di... È vero che catturando questa faccio tanti punti, però ne cedo anche qui. Però una volta che gioco qui decide nero cosa fare. Sì, però se siamo su questa formazione, qual è il problema? Posto che non mi ricordo che questa sia davvero quella giusta, bisogna leggere solo un attimo. Il fatto è che nero ha un angolo, per primo delle pietre in un altro, e queste aiutano a fare influenza insieme a queste due, mentre bianco ha tutto solo qui, e comunque quest'angolo è invadibile, così come sono invadibili questi. Ma se bianco invade qua, nero è felice di bloccarlo qui e fare influenza su questa zona. Se nero invade qui, bianco, insomma, sì, lo chiuderà, farà influenza, ma non ha una collaborazione come se la pietra fosse bianca, no? Per cui, prima di avere una situazione di questo genere, vorrei quantomeno avere delle pietre bianche in giro qua. Per cui, con una posizione del genere, questa magari ce la gioco lo stesso, perché comunque poi aiuta a far succedere cose. Però quando nero sale io vengo qui. Io qui. Poi qua comunque combattendo in qualche modo te la giochi quella pietra lì. Sì, in realtà sai, questa pietra più che altro serve poi a... cioè magari la si lascia, nel senso che quello che succede spesso è che... Ah, per far tenere a nero questa zona qua, tu intanto costruisci di qua, esatto. Minacciandolo. Sì, giocando le forzanti di qui e si costruisce un muretto che guarda di là. Assolutamente sì. Questa è la cosa più normale. E così la partita è equilibrata, perché bianco comunque fa un gruppo di qui, limita un po' queste, ha qualcosa qua, era una base qui. La base qui e lì, e bianco lo crea, tutte e due.